benvenuti a questa conferenza stampa qui alla Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele. Questo momento è importante per noi dell'Associazione Culturale RFI perché è frutto di un percorso che abbiamo avviato più di un anno fa e che ha avuto una serie di tappe, una serie di momenti caratteristici e durante questo incontro avremo modo di affrontarli, anche se genericamente, ma è giusto condividere questo percorso che abbiamo fatto. Sono molto, molto contento di questa tappa che stiamo vivendo oggi qui alla Sala Sinopoli per presentare questo progetto. È ambizioso, è finalizzato alla valorizzazione della lingua siciliana e lo facciamo attraverso un'opera che è magnifica, che è l'opera di Omero, in particolar modo il 12° canto dell'Odissea, in lingua siciliana. Sarà veramente una bella esperienza, vi suggerisco di non perdervela questa occasione, sabato 26 alle ore 21 alla Sala Laudamo e domenica 27 sia alle ore 18 che alle ore 20. Abbiamo immaginato un prezzo veramente accessibile di 7 euro, per cui la volontà è quella non di fare business ma di fare divulgazione e di fare divulgazione utilizzando la nostra lingua madre e un'opera letteraria come quella di Omero. Sì, un entusiasmo che ovviamente portiamo avanti ormai da tempo, il coinvolgimento delle nuove generazioni in un percorso di valorizzazione culturale, ma soprattutto in un percorso di valorizzazione delle nostre origini, della messinesità, della sicilianità, credo che sia un progetto veramente dirompente. E l'entusiasmo che nei mesi scorsi i ragazzi degli istituti scolastici hanno proprio in questa sala rappresentato in queste forme di espressione culturale col dialetto messinese, credo che ci dia il senso che il percorso è giusto. Il rischio, lo dicevamo poc'anzi, che si disperda il valore, il patrimonio del nostro dialetto, dobbiamo scongiurarlo ed è per questo che il Vittorio Emanuele, in maniera convinta, insieme all'associazione ARB, a Davide Liotta, che ringrazio per il lavoro che sta facendo, vogliamo portare avanti e convinti proprio del valore culturale dell'iniziativa. Tra l'altro la scelta proprio dell'Odissea, di questo specifico canto, è di grande, di estrema attualità e di interesse per il nostro territorio. Sì, come abbiamo detto, i tratti dell'Odissea si materializzano giornalmente nel dibattito anche sui media, nei vari argomenti. Quindi credo che sia un'occasione per attrarre l'interesse dei nostri ragazzi sia da un punto di vista storico-culturale, ma ripeto, dal punto di vista delle valorizzazioni delle nostre radici. Questo è la mission anche del Teatro Vittorio Emanuele. Difficile parlare dell'Odissea e concentrare tutto in poche parole, però sicuramente è uno dei due poemi forse più letto, più ascoltato, più diffuso al mondo. Non c'è giorno in cui arriva un giornale e in qualche maniera non è citata o l'uno o l'altra. Stamattina ho aperto il giornale, per esempio c'era Vecchioni che ha sollevato una polemica associando la mancata restituzione del corpo di uno dei terroristi palestinesi associandolo ad Achille che non voleva restituire Ettore. L'Odissea, ieri uscito un altro articolo, un ragazzo che dice perché forse Ulisse è passato da capo a Rosocomo, con tutta una sua riflessione sul nome antico di capo Rosocomo, potrebbe anche starci, perché no? Ogni giorno c'è una nuova Odissea, dentro di noi è una parola che ci risuona da sempre, il cinema non esisterebbe se non ci fosse l'Odissea, la sua struttura straordinaria, non è una struttura lineare come quella dell'Iliade, dove c'è un combattimento dopo l'altro e quindi è una linea retta, ma inizia con quattro libri che sono la Telemachia, cioè seguiamo Telemaco, ci fa vedere Omero, la situazione che c'è in quel momento a Itaca, i troci che assediano la casa, Penelope che non riesce più a trattenerli, Telemaco che va a cercare il padre e per quattro canti noi non vediamo Ulisse ma ne sentiamo parlare dai suoi amici, da quelli che sono tornati a casa.
Dal quinto canto ecco che appare Ulisse, ma appare come? Spiaggia sulla riva dei Feaci, lo viene ritrovato da Nausicaa, viene portato a casa e lì comincia un racconto dentro il racconto. A quel punto abbiamo l'invenzione del flashback, cioè 3.000 anni fa Ulisse comincia a raccontare quello che gli è successo tornando da Troia con tutte le sue varie peripezie, fino a che alla fine di questo grande racconto non gli viene fuori da una nave e finalmente torna a casa, e lì sappiamo come va a finire. È un libro particolare, l'Odissea, che è diviso in due grandi momenti. Uno che è quello fantastico, cioè un viaggio quasi come le avventure di Sinbad, e un altro invece molto crudo e reale, è una vendetta feroce e atroce, spargimento di sangue, palpo proprio sotto tantissimi punti di vista. Quindi si chiude il cerchio, il padre rincontra il figlio, la storia si chiude, modernissima la struttura. Quindi è il cinema, la letteratura, tutti quanti abbiamo grande debito rispetto a un testo che è stato scritto, ripeto, migliaia di anni fa. Un'iniziativa che secondo me è un'iniziativa potentissima, potentissima perché ci porta indietro nel tempo e ci fa riscoprire parti importantissime della nostra identità. Io appartengo a una generazione che ha fatto il liceo classico, cioè io ho fatto il liceo classico, appartengo a una generazione nella quale gli studi classici erano sì ben visti, l'uso del siciliano invece no, era considerato quasi segno di arretratezza e disincentivato in tutti i modi dai docenti. Ecco, quelli erano tempi passati e adesso per fortuna si stanno evolvendo in una prospettiva diversa, perché quei tempi passati derivavano dal fatto che era necessario tutelare l'italiano come lingua unificante e quindi tutte le altre lingue regionali dovevano essere un po' scoraggiate e marginalizzate nel loro uso. Quello che sta avvenendo invece negli ultimi anni è una riscoperta dei patrimoni linguistici regionali, e io vi posso dire, lavorando a Roma ormai da tanti anni, avendo contatti con diverse istituzioni, anche con l'Accademia, vi posso dire che le cose stanno cambiando. Si va verso una rivalutazione delle lingue regionali e soprattutto quelle come la nostra, che hanno poi un patrimonio di letteratura e di storia estremamente importante. Quindi questo è un trend che sta avvenendo e che credo sia importante che noi siciliani per primi cerchiamo di agevolare. Però vorrei ringraziare innanzitutto la professoressa Gaggiara che ha fatto questa riduzione in lingua siciliana, non è assolutamente semplice, dell'Odissea per canto XII. Cosa dire? Il mito di Scilla e Cariddi ci serve in questo momento particolare a rammentare chi siamo, e rammentare chi siamo anche attraverso gli idiomi del nostro dialetto, della nostra lingua. Questo non significa voler riconoscere una lingua alternativa alla lingua italiana, significa semplicemente ricordare chi siamo, chi eravamo, e trasmettere ai giovani la conoscenza del nostro dialetto, in un momento in cui anche l'italiano viene sempre meno utilizzato a favore dell'inglese, perché ormai noi della nostra generazione non siamo out, se non parliamo l'inglese, e dovunque andiamo o parli l'inglese o non è la lingua internazionale.